davvero ha dimostrato di essere un grande grande campione anche senza cintura. E dunque Max Cougar va a truffare contro la Jack Strapper. Tra poco aggiungeremo al match tra David Johnson e Sam McMorton, che suppongo sia comunque possa avere anche lo stesso discreto successo, anche se molti già stanno pensando al nostro main event. Attenzione, andiamo nel backstage, ragazzi. Attenzione, qui Nicholson è al telefono, come al solito, il VIP, no? Ex campione internazionale. Attenzione, che succede? Quella dovrebbe essere la sua... Ma attenzione, no! Ma chi è questo matto? Probabilmente Michael Thompson, che praticamente con un monster truck ha rovinato la sua automobile, la sua limousine, o comunque la sua auto di lusso. Un Nicholson gabbato anche nell'animo qua. Johnson e McMorton, due di certo non si amano, ve l'ho già detto, sono già affrontati varie volte, prima erano amici, poi McMorton ha cambiato praticamente idea su David Johnson, un po' su tutti. Andiamo su però sul ring, quello che conta è il risultato oggi. Dopo di questo avremo un grande grandissimo event, titolo di coppia in palio di Mustang Gang contro Jason Brothers. Attenzione, super super devastante, ma la risposta di McMorton non si fa attendere. È un McMorton che secondo me è in grandissima condizione, è il momento forse della sua carriera dove devi dimostrare di più, anche perché insomma il WWF non ha vinto praticamente nulla, cioè anzi ha sempre bella, più perso che vinto, quindi deve dimostrare che il suo regno internazionale durato appena un mese insomma non lo abbia logorato totalmente. Attenzione qui, Airship. E Johnson di nuovo lo lancia da una parte e dall'altra e è riuscito proprio a me, ragazzi, una big cross line con di turnbuckle dritta all'angolo. Ma attenzione al neck breaker di McMorton, che insomma non esegue tantissime manovre secondo me, però fa male, sa colpire bene. Quanto a strategie, McMorton ha ben poco da invidiare ai più grandi come David Johnson o come Max Cougar.
ricordo che in questi giorni, quindi ora non so se se già l'avrò pubblicata, ma penso di no, avremo la recensione per Money in the Bank, i miei commenti e le mie risposte a voi pubblico da casa, voi supportatori, insomma tifosi della WWF, vi risponderò. Inoltre insomma farò anche i miei dirò anche i miei pareri, le mie opinioni esporrò riguardo. Attenzione qui Black, mamma mia, qui Black Hole Slam da parte di McMorton, sta usando molto bene, stavo dicendo esporrò le mie opinioni riguardo, farò appunto la recensione riguardo a Money in the Bank, riguardo a quanto potrebbe accadere il 20 luglio, che potrebbe essere davvero una giornata storica, eh? Certo sarà storica perché per la prima volta avremo due Money in the Bank. Poi avremo la chiusura al termine della faida tra Danny Johnson e Max Cougar. Ora però andiamo al match, perché insomma qui i due se ne stanno dando di santa ragione, eh. Samoan Drop, Black Hole Slam, bracci tesi, ginocchiare, insomma di tutto e di più. Chi più ne ha più ne metta. E pugni e pure pugni devastanti. È un Danny Johnson che vuole dimostrare, così come ha fatto Max Cougar, di essere pronto per Money in the Bank. Non può perdere questo match. Vedremo, strano, mi aspettavo che Gigi da una parte e Martin Johnson dall'altra, perché visto che Reyfor aveva già lottato, insomma Martin Johnson mi aspettava, invece di Martin Johnson nessuna traccia almeno finora. Attenzione qui Reyfor, Johnson va vuoto, sì, grandioso Johnson, pensavo fosse andare a vuoto, invece no, una DDT implacabile qui. E guardate come Cougar prima, anche Johnson lo sta copiando, lo sta imitando, Danny Johnson, però prima ha fatto un po' la figura del cane di Mustafa, con il nel backstage nell'ufficio di John Pranzo. Attenzione però qui, però McMorton prima è stile difensivo, però insomma attenzione Danny Johnson. Oh bravo qui Johnson, molto molto scaltro. Attenzione, attenzione! Non ci credo, non ci credo. Vuole la Montilla Bottom, vuole la sentenza, vuole la sentenza! Montilla Bottom! No, no, no! McMorton, lascia tutto! Lo prende! No! Niente da fare! Bravissimo qui! Bravissimo ancora! Ancora! No, ragazzi! McMorton non ci sta! Non ci sta! Ha riuscito! Due volte la Montilla Bottom deviata, due volte! È una cosa molto strana. Oh, attenzione qui, flotter del tiro di Johnson, che ora vuole riprovarci. No, prima il drop. Però attento, attento Johnson e McMorton, mi sembra più il diavolo. Attento Johnson, attenzione ancora. È il momento di chiudere. David Johnson, è il tuo momento. Devi dimostrare al mondo che sei pronto per battere di nuovo Max Cougar. E per farlo dovrei vincere questo match, perché se non batti anche McMorton, insomma. Attenzione, lo rialza, forse è giunto il momento, ma no, un colpo quasi illegale di McMorton qua. E Johnson però lo mette all'angolo, prima gli andava bene, e adesso però è troppo prevedibile. E c'è una close line allucinante di McMorton qua, lo ha spezzato in due. Attenzione, Bomba Slam, non ci credo, a segno, Bomba Slam a segno. Sì, ma qua che erroraccio qui di David Johnson, una diagonale sbagliatissima del Montilla. 1, 2, no, c'è kick out, c'è kick out, incredibile, incredibile. Russian sweep allora, scambetto russo del Montilla, che ora vuole chiudere il match. È pronto, è pronto, no, ma vuoto, aveva tentato il suo flag cross line, è andato a vuoto. Attenzione, no, questa vittoria ha dimostrato come Johnson possa vincere anche senza la Montilla Bottom. Beh, due volte riversata, ha resistito alla Bomba Slam, pensavo non ce la potesse fare, ha eseguito un kick out allucinante, è allucinante dire poco. E poi alla fine la spine bust da parte di David Johnson. Guardate qui, Bomba Slam in difensiva di McMorton, che poi però non si accorge di un'altra potenziale manovra del Montilla, una spinebuster devastante. Che match ragazzi, una bella puntata questa di M, eh? Ci avviciniamo alla puntata 150, davvero in vena, puntata 150 che probabilmente si terrà in
Iraq, a Baghdad. Puntata dedicata probabilmente a Tribute to the Troops. Staremo a vedere se sarà così. Sta di fatto che tra poco assisteremo al grande main event per il titolo di coppia No Slang Gang, i Detentori contro i Jackson Brothers. Johnson, ragazzi, The Maniac Martin Johnson, prontissimo. E eccolo qui Martin Johnson che si muove verso il ring, ma McMorton preferisce darsi la fuga. McMorton si dà la fuga. Eh beh, in quel di Money in the Bank non potrà più scappare né lui né KGB, perché avremo un match di coppia fantastico. The Originals, Martin Johnson e Tor Strefa contro KGD e McMorton. This is my time. And that's why I'm asking you a question. When is it gonna be his last day? At Over the Limit, when Rockstone is gonna kick your ass? Money, 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 money.